Ben ritrovati. Il video di oggi non è un video recensione, non è un video tag, non è un video sui prodotti. È un video che nasce da una cosa che ho visto ieri sera, sempre sul tubo. Su indicazione di una mia amica, ho visto un video di una YouTuber che rispondeva alle persone che postavano sotto i suoi video commenti di insulti, commenti negativi, cose di questo genere. Io non condivido il suo modo di rispondere a queste cose, però posso anche capire cosa abbia passato questa persona. Io ho un canale piccolissimo, poco più di 200 iscritti, ma a me sta bene così. Sapevo già dall'inizio che affrontando l'argomento letterario, libri e cose di questo genere, non avrei avuto chissà che seguito. Non era questo il mio intento, non volevo raccogliere folle oceaniche. Mi sta bene, siamo tra di noi. Riesco anche a rispondere praticamente a tutti quelli che mi postano commenti e ci può stare. Da quando sono sul tubo ho dovuto bannare solo due persone. Uno che è una persona abbastanza vicina al mio ambito familiare. E un'altra è una persona che ha infastidito parecchio non solo me, ma anche altri miei contatti sul tubo. Ed è una persona che ha chiaramente dei problemi. Continua, e non riesco a capire attraverso quali meccanismi, e continua ad aprirsi nuovi account, cambia nickname. I commenti sono sempre gli stessi, cioè, non so se faccio il copia e incolla di queste due o tre frasette che gli mi girano sempre sulla tastiera e riempie, riempie le bacheche con queste cose. Stucchevole. L'ho scritto in privato. Nisba, continua pervicacemente. Va bene, allora ti banno, ma per un motivo molto semplice. Non mi garba che arrivino le parolacce, le volgarità nei commenti. Non mi garba. Io accetto le critiche se sono costruttive, se sono garbate, se sono fatte in maniera educata. Altrimenti, se si parte con l'insulto, se si va sul personale o ci si vuole ergere a giudici, spiacente, non ci sto. Nessuno ha il diritto di giudicare nessuno. Questo mettetevelo bene in testa tutti. Voi che seguite il tubo, voi che vivete la vita di tutti i giorni, nessuno è giudice supremo di chi che sia. Perché a fede esiste Dio, per chi non ha fede sono problemi suoi, ma comunque nessuno ha il diritto di giudicare gli altri, anche perché degli altri, ricordatevi bene, voi riuscirete sempre solo a conoscere tanto quanto quella persona vi permetterà di conoscere, non di più. Non saprete niente del suo vissuto, del suo privato, di quello che ha passato, dei suoi stati d'animo, dei suoi dolori, delle sue gioie. Non sapete niente di chi vi sta di fronte, quindi non avete proprio materiale sul quale giudicare. E anche se ne aveste, non siete comunque stati nominati giudici della vita degli altri. Capito il concetto? Tornando al video di questa persona. Ho letto cosa le avevano scritto anche nei video precedenti. Ebbene, riempire una persona di insulti, chiamarla immatura, solo perché ha un modo di parlare, di muoversi, di un certo tipo, è una grandissima stronzata. Perché se io voglio, smetto di fare la persona seria, mi metto a bamboleggiare anch'io e sicuro che mi scrivete che sono un'immatura. Ma del livello di maturità o immaturità che è in me, voi non ne potete sapere niente. Probabilmente questa persona ha il suo modo di fare, sempre sghemba io, ha il suo modo di fare e di comportarsi. Perché è una persona così. Ha
Ma voi che cazzo ve ne frega? Non vi garba? Prego andare. Ma avete idea di quanti canali ci siano su YouTube? Avete idea di quante persone trattino gli stessi argomenti? E allora, perché accanirsi contro una persona? Non parliamo poi dei commenti tipo sei una marchettara perché trattando lei argomenti di make-up e avendo molti, molti, molti iscritti al suo canale, le case produttrici di questi prodotti la omaggiano di collezione in uscita. Per quale motivo? No, perché mi sembra ovvio, quando io produco questa linea di prodotti, so che la pubblicità mi costa tot. Una confezione di prodotti mi costa praticamente niente, la mando in omaggio a due o tre youtubers di quelle che hanno più di 1000 iscritti. Queste le provano, ne parlano, c'è il passaparola. Io ottengo una pubblicità più capillare e magari più mirata a costo praticamente zero. E chiamali scemi quelli delle case produttrici. Voi dovete pensare che questa gente si fa i conti in tasca. Mi costa 100.000 euro la campagna pubblicitaria sulle riviste. Mi costa 15 euro di merce mandarlo alla tizia. Lo mando alla tizia che ha 3.000 iscritti. Magari 1.000 pezzi di questo rossetto vanno venduti. Scusate, ma se io avessi un'azienda che produce cosmesi mi comporterei alla stessa identica maniera. Un veicolo pubblicitario gratuito che arriva in maniera più capillare e diretta alle interessate. E giù, sei una marchettara e dovresti avere rispetto per i tuoi iscritti, con quello che guadagni. Adesso io non so quanto si guadagna avere tutti quegli iscritti. La mia storia su YouTube è iniziata un anno e mezzo fa. Chiedo scusa il telefono. Scusate, sapete che a me ogni tanto squilla il telefono. Stavo dicendo appunto, il guadagno. Allora, io sono sul tubo da un anno e mezzo, mi pare, una cosa così. Ebbene, io intanto finché non ho superato 150-200 iscritti. Non mi si è filato di striscio nessuno. Poi, verso aprile-maggio, sono stata contattata da un network per la monetizzazione del mio canale. E in 3 mesi ho guadagnato la strepitosa cifra di, tenetevi forti, 3,29 euro. Cioè, la mia vita col tubo è cambiata da così a così. Tanto per dire. Una volta che sono stata contattata da questo network, pam, è arrivato YouTube che mi ha chiesto di passare come partner a YouTube monetizzando tramite YouTube. Quindi ho lasciato l'altra ricchissima compagnia network, sono diventata partner YouTube e a tutt'oggi non ho visto un centesimo, anche perché le tranche, da quello che ho capito, anche perché non ho capito molto come funziona, le tranche partono da un minimo di 70 euro. Ora, se io ci ho messo 3 mesi a tirar su 3,29 euro, forse tra 10 anni vedrò i primi 70 euro. Ma visto e considerato che io non sono entrata sul tubo per far soldi, anche io nell'oro, ma grazie a Dio un tetto sulla testa ce l'ho, un lavoro scrauso, ma di fame non muoio. E quello del guadagno è l'ultimo dei miei discorsi. So che chi ha 1000 iscritti si porta a casa anche i soldi. Io finora ho portato a casa 3,29 euro. Che vergogna, ma neanche un pacchetto di sigarette mi pago. Vabbè. E comunque sia, che una persona guadagni 3,29 euro o che ne guadagni 1000, è buon per queste persone. Cioè, vuol dire che quello che fanno rende.
Quindi scatenarsi con insulti così non vi cambia la vita, come non la cambia loro. Queste persone continueranno ad avere mille mille iscritti perché via uno ne arrivano tre. I guadagni li avranno sempre loro, gli omaggi li riceveranno sempre loro e a voi resterà il fatto di uno, esservi impicciati di un privato che non conoscete, due, non avere avuto neanche le palle di mostrare la faccia, ma nascondervi spesso dietro nickname e foto di chissà chi, perché non ci sono manco le foto di queste persone. Fatica a trovare una persona che metta nome e cognome e la sua faccia, dire io mi chiamo Maria Rossi, sono di Bordighera, ti dico che sei una stronza. No, ci sono Pallina Fruttolosa 69, Farfallina titubante 95 e dall'alto della loro saggezza e onniscienza insultano, giudicano, si rodono e rimangono quelle che sono. Perché un conto è la critica costruttiva, potresti impostare il canale diversamente, magari potresti parlare di questo piuttosto che di quest'altro. Allora ci può stare, ma quando si arriva a digitare, cioè io ho pochi iscritti e allora meno male riesco a rispondere a chi mi posta sotto i miei video. Ma io immagino una persona che ha, non so, 20.000 iscritti, pubblica un video, si trova 500 commenti, a stare a replicare a tutti, ragazzi, diventa veramente un lavoro. Uno dice, vabbè, ma ci guadagni. Vabbè, ma uno ha anche una vita da vivere. Quindi non so. Ecco, questo per dirvi che il video che ho visto ieri sera di questa youtuber mi ha fatto dispiacere, nel senso che non è che sia una youtuber che io seguo chissà come. Ho trovato anch'io dei cambiamenti nel suo modo di porsi, però dico, ma saranno affari suoi. Non mi disiscrivo al suo canale. Non mi interessa, il disiscrivermi non le cambia la vita, come non la cambia a me rimanerci iscritta. Mi sento però in dovere di dire, per lei e per tutte quelle youtuber che si ritrovano le bacheche piene di soldi, calma, la vita vera è fuori. Sia ben inteso, io non sto difendendo a spada tratta tutte le youtuber. Ci sono delle youtuber che mi stanno pesantemente sullo stomaco, che sono quelle delle vere marchettare, perché raccontano le cose fasulle, perché se un prodotto fa schifo, lo devi dire, che te l'abbiano regalato o no, lo devi dire, altrimenti sì che tiri una sola alla gente, e allora sì che ti meriti l'insulto. Grazie a Dio però di youtuber che si comportano così ce ne sono poche. Poi io parlo di quelle che seguo, che vedo. Ma ci sono certe che ho smesso di seguirle perché, scusate, il cane che ha lo sternuto. Allora, poverino, ho smesso di seguire perché sono veramente di uno spocchioso mai visto. Ma questo ci sta perché ci sta, sono delle spocchiose che hanno dimostrato anche in altri ambiti lavorativi di essere. Però non mi sono mai messa lì a scrivere sotto i loro video, sai, una povera cretina, anche se lo sono, conoscendole, lo posso dire che sono delle cretine. Non ti seguo, punto, basta, tu continua la tua vita, io continuo la mia. Ma di andare a insultare la gente proprio non. Ma non sta in me. Con questo spero di non avervi tediato oltre. Vi saluto e vi dico che sto preparando il video della letteratura italiana su Dante Alighieri, è un lavoro improbo, condensare in 20 minuti circa vita, opere e messaggio culturale che c'è in un personaggio come l'Alighieri è veramente arduo. Proverò, al limite diventerà un po' più lungo degli altri. Bacione, arrivederci a presto, ciao!